Ciao, sono Nico Benza, sono il primo beauty social coach italiano. 6 visualizzazioni della pagina, ma sarà buono? Ho fatto 80 mi piace questo mese, com'è? 1279 visualizzazioni, è buono? Cosa sono le persone raggiunte? Ma l'inside della pagina, l'età media di quelli che mi guardano, l'orario in cui mi guardano di più, ma ho postato 3 volte a settimana, com'è? Buono? Un post al giorno è sufficiente? Quanti video devo mettere al mese? 3 foto di clienti alla settimana è una cosa buona? I gattini vanno messi? E se sì, quante volte? E di che razza? Quando è nato Facebook? Quanto costa Facebook? Quanto devo mettere per sponsorizzare? 1 euro al giorno è sufficiente? Pippe mentali per parrucchieri. O se vogliamo essere precisi, web pippe mentali per parrucchieri. E mi sono limitato alle domande su Facebook. Se voi vedeste le domande che mi arrivano quotidianamente su Facebook, su Instagram, sul blog, insomma, in qualunque posto, di qualunque tipo, su queste web pippe mentali per parrucchieri, e ci buttiamo dentro anche qualche estetista, ecco, diventereste completamente matti. La verità qual è? Che questi sono, per la maggior parte dei casi, numeri che non contano niente, o almeno non contano così estrapolati da un contesto. Di solito quando uno mi chiede, è buono 6 visualizzazioni della pagina? Io dico, boh, dipende, sai, tipo che se prima non ne avevi mai avuta neanche una per un anno e adesso ce ne hai 6, probabilmente è successo qualcosa, ma quel qualcosa che è successo, chissà chi lo sa, e chissà se serve a qualcosa, soprattutto nei riguardi della tua strategia di marketing. È figlia della tua strategia quell'aumento di numeri? Bah, non si sa. La verità qual è, cari amici e amiche mie? La verità è che bisogna avere una strategia ben chiara, bisogna fare delle cose perché vogliamo raggiungere degli obiettivi ben precisi, e ci sono moltissime cose che si possono misurare sul web, ma se noi abbiamo ben chiaro prima cos'è che vogliamo misurare, perché sappiamo che quel numerino probabilmente prima o poi ci farà fatturare, scontrinare, battere cassa, incassare, ditelo come volete, allora è un numero che vale la pena controllare in relazione alla singola azione che sto facendo per vedere se mi porta quei risultati, che è la mia micro strategia all'interno di una strategia un po' più ampia. Basta farsi le pippe mentali. Poi ci mancherebbe, è chiaro che cominciando a mettere le mani in pasta uno comincia a farsi delle domande, quindi dice, oh, ma cosa sono questi numeri? Cosa vorrà dire? E quindi ci sta, ecco perché io rispondo volentieri quando mi fate queste domande. Però vorrei che spostiate il fatto che viviamo in un mondo fantastico, con delle opportunità incredibili, e che per avere successo attraverso il web marketing basta fare 4 cose fatte bene e 0 pippe.